Precisione. Sacrificio. Per me cucina e famiglia. Per me cucina e organizzazione. Per me curiosità. Per me cucina e tradizione. Per me libertà nel modificare o creare piatti. Creatività. Dedizione. Arte. Creatività e fantasia. Collaborazione. Andiamo dalla tecnica alla famiglia, alla tradizione. Quindi diciamo che dentro un piatto c'è un universo che comprende praticamente tantissime cose. Quindi tutti quegli elementi che voi avete elencato fanno parte di un contenitore unico che andrà a finire dentro un piatto, perché la tradizione nel cibo è anche la tradizione dell'accoglienza, l'innovazione nel piatto è anche innovazione nel parlare con le persone. Scuola serve, la formazione è fondamentale. Dobbiamo assolutamente cercare di formare una categoria che deve andare a gestire un lavoro totalmente differente da quello che era a febbraio del 2020. Ma il loro non è un handicap, il loro praticamente è un elemento di forza in più per essere preparati quando la gente rinizierà a frequentare i luoghi di ristoro. Che cos'è che la scuola dovrebbe dare? Dovrebbe dare più sicurezza a queste persone e soprattutto giocare sull'umiltà, perché il cameriere deve essere un tuttologo, perché quando io mi ritrovo in una sala con 130 clienti e devo saper parlare con loro di qualsiasi argomento, cioè non è che posso parlare solamente di cucina. Devi conoscere tutto, devi leggere, ti devi informare, devi capire quello che succede nel mondo. Di conoscenza tra l'attualità, la politica, la geografia, il cibo, la Costituzione, perché no? Cioè devi essere uno che deve studiare. Gli istituti alberghieri devono dare anche, secondo me, una formazione praticamente che va al di là dalla cucina. Il talento è quello che ti permette di percepire le cose che ti stanno intorno e di sfruttarle, di manipolarle, di renderle fruibili. Cioè, il talentuoso è capace di fare tante cose, non tantissime, tutte bene o benino, però sa parlare praticamente di tutto e si sa relazionare con tutti.